What's that? Okay. All right, you found one, yeah? He's alive. Okay, keep him there. All right. Just hold him there, okay? Just keep him there. Fucking hell. I don't know what we're going to do. All right, just keep him there. Keep him calm, okay? All right, just reassure him. Pat him on the shoulder. È possibile sopravvivere per 3 giorni sul fondo dell'oceano? Evidentemente sì, quest'uomo ce l'ha fatta. Si chiama Harrison Okini e sto per raccontarvi la sua storia. Questo nuovo format si chiama Mondi Selvaggi ed abbiamo anche la sigla. Mi sono impegnato parecchio, sì. È il 26 maggio del 2013, prime ore del mattino. A una 30ina di chilometri a largo delle coste della Nigeria, una petroliera sta riempiendo i serbatoi nei pressi di una piattaforma offshore. Le condizioni meteorologiche sono pessime, il mare è mosso e la nave è stata ancorata a 3 rimorchiatori nel tentativo di mantenerla stabile durante le operazioni di carico. Il mare grosso non è l'unico dei problemi. Siamo nel Golfo di Guinea, costa occidentale dell'Africa, un'area vastissima dove gli interessi delle grandi compagnie internazionali e delle imprese estrattive si scontrano con la miseria delle popolazioni locali. Sono acque pericolose, infestate dai pirati, e i protocolli di sicurezza prevedono che gli equipaggi dei rimorchiatori dormano chiusi a chiave all'interno delle loro cabine. Pochi minuti prima delle 5, un'onda anomala colpisce uno dei rimorchiatori, il Jascon 4. L'impatto è così violento che il cavo da rimorchio si spezza, l'imbarcazione si ribalta e comincia ad affondare. I 12 membri dell'equipaggio si risvegliano nel caos più totale, le loro stanze sono sottosopra e non riescono ad uscire rapidamente perché le porte sono sbarrate. Solo un uomo è fuori dalla sua cabina. Si chiama Harrison Okini, ha 29 anni e fa il cuoco. Caso ha voluto che Harrison si trovasse in bagno al momento dell'incidente, già sveglio e in condizioni di reagire rapidamente, ed è questa circostanza, oltre al suo coraggio, ad avergli salvato la vita. Gli attimi immediatamente successivi al ribaltamento del rimorchiatore sono terribili. Harrison viene sbattuto da una stanza all'altra dalla violenza dell'acqua, vede alcuni dei suoi compagni sparire risucchiati in altri ambienti che sono ormai pieni d'acqua. Mobili e oggetti di ogni tipo gli cadono addosso e l'unica cosa che può fare è cercare di tenere la testa fuori. Trova un lavabo e ci si aggrappa mentre l'imbarcazione se ne va sempre più giù. Light went off and vessel capsized. And I was there trying to like and the WC fell on my head and tear my head. And I was there struggling on how I could be able to open the door when I was right in the water when I have access to nothing. Ho trovato in rete questo breve estratto di un'intervista in cui Harrison racconta alcuni dettagli drammatici relativi all'affondamento del rimorchiatore. È un po' difficile per me comprendere il suo inglese, non riesco a tradurlo alla lettera. Ad ogni modo dice che la nave si è ribaltata, le luci sono spente e lui si è ritrovato in acqua con cose che lo colpivano in testa senza poter fare nulla. Dice che in quel momento ha pensato alla sua famiglia, a sua madre, ai suoi fratelli, a sua moglie. Ha pensato che non poteva raggiungerli in alcun modo e che probabilmente di lì a poco sarebbe morto. E invece no, il rimorchiatore tocca il fondo dell'oceano a 30 metri di profondità ed Harrison è ancora vivo. All'interno del locale in cui si trova è rimasta intrappolata dell'aria e ce n'è abbastanza per permettergli di respirare. Una cosa incredibile, una circostanza che sfida ogni probabilità. Basta che il relitto si inclini da un lato mentre affonda per far fuoriuscire tutta l'aria, mentre il Jascon 4 deve essere affondato in maniera perfettamente dritta. Gran botta di fortuna. Le buone notizie però finiscono qui. Harrison Okini è intrappolato sul fondo dell'oceano, al buio e con poco ossigeno a disposizione. L'acqua è molto fredda e lui indossa soltanto dei boxer. Non ha nulla da bere, nulla da mangiare, è esausto ed emotivamente provato. Voi al suo posto cosa avreste fatto? Prima di andare avanti con la storia voglio fare un gioco con voi. Mettete in pausa il video, andate qui sotto nei commenti e scrivetemi cosa secondo voi bisognerebbe fare immediatamente in una situazione del genere per incrementare le proprie chance di sopravvivenza. Io faccio lo stesso su questo foglio. Fatto! Poche ore dopo l'affondamento del Jascon 4, i soccorsi sono già sul posto. Vengono calate delle ancore per marcare la posizione del relitto e una prima squadra di sommozzatori ispeziona il fondale. Harrison sente dei rumori, sente le zavorre sbattere contro la chiglia della nave, capisce che fuori c'è qualcuno e comincia a battere a sua volta sulle pareti per cercare di richiamare l'attenzione. Purtroppo i sommozzatori non possono sentirlo e non essendo attrezzati adeguatamente devono tornare subito in superficie. A quanto pare non ci sono sopravvissuti e la missione di salvataggio diventa di fatto un'operazione di recupero.
recupero. Per Harrison deve essere stato un duro colpo, sente dei rumori, poi più nulla. Cercare un'uscita e nuotare fino in superficie è fuori discussione. Harrison sa che un cambio di pressione così repentino lo ucciderebbe. Dopo aver passato quasi un giorno nella sua piccola nicchia, trova il coraggio di spostarsi. Si immerge nell'acqua gelida e buia e raggiunge un altro locale dove trova un'altra bolla d'aria più grande della precedente. Stima che sia alta poco più di un metro e decide di fermarsi lì. Recupera degli attrezzi, stacca dei pannelli dalle pareti e li utilizza insieme ad un materasso per creare una sorta di piattaforma galleggiante che gli consenta di tenere la maggior parte del corpo fuori dall'acqua e quindi di evitare l'ipotermia. È costretto a lavorare al freddo e al buio e racconterà di aver sentito dei rumori spaventosi, di aver avuto la sensazione che dei pesci stessero divorando i corpi dei suoi compagni e di aver sentito l'odore della decomposizione. C'è un altro grosso problema: Harrison sta inspirando ossigeno ed espirando anidride carbonica ed è solo questione di tempo prima che l'aria all'interno della bolla diventi tossica. Nel frattempo in superficie è arrivata la nave della DCN Diving, la società olandese specializzata in operazioni sottomarine, a cui è stata affidata la missione di recupero. Ad un pugno di uomini tra sommozzatori e personale tecnico di superficie è affidato il difficile compito di riportare a casa i corpi delle vittime. Il relitto si trova a notevole profondità, la visibilità è bassissima e il Just Confort è sbarrato dall'interno. Entra in acqua una squadra composta da 3 sub, uno di loro, Nico Van Irden, lo leggo perché i nomi non me li ricordo, porta una telecamera ed è in contatto radio con il supervisore Colby Werrett, che si trova nella sala di controllo della nave. Dopo aver forzato un paio di porte, la squadra si fa strada a fatica all'interno del relitto. Mobili e oggetti di ogni tipo sbarrano la strada e l'impatto col fondale ha sollevato una quantità tale di detriti per cui non si vede nulla. In breve tempo i sommozzatori trovano 4 corpi, ma sanno che ce ne sono molti di più, quindi continuano a cercare. All'improvviso, dall'acqua torbida, spunta una mano. Nico Van Irden pensa di aver trovato l'ennesimo cadavere, ma si sbaglia. What's that? Okay. All right, you found one, yeah? He's alive, he's alive. Okay, keep him there, keep him there. Okay. Queste sono le incredibili immagini dell'incontro tra la squadra di soccorso ed Harrison Okini, perché sì, adesso è di nuovo una squadra di soccorso. Si sente Nico che grida "He's alive, è vivo". Si sente Colby alla radio dire "Give him a thumbs up", cioè fagli questo gesto per rassicurarlo. Sono immagini veramente emozionanti, vi confesso che le ho riguardate parecchie volte. Il fatto è che non c'è tempo per emozionarsi perché quel povero Cristo sta lì sotto da 2 giorni ed è arrivato al limite. Le basse temperature, pensate un po', e lo sciacquettio prodotto dal movimento hanno favorito il passaggio di una parte della CO2 in acqua, per cui l'aria è rimasta respirabile un po' più a lungo. Solo che Harrison ormai è arrivato al limite e va portato via subito. I soccorritori gli somministrano dell'ossigeno, gli fanno indossare una maschera da sub e lo conducono fuori dal relitto, dove ad attenderlo c'è una particolare campana subacquea. È un dispositivo che gli consentirà di risalire gradualmente in superficie senza che si formino delle pericolose bolle d'aria all'interno del suo corpo che potrebbero ucciderlo. Harrison arriva in superficie nel pomeriggio del 28 maggio. Crede che siano passate soltanto 12 ore dall'incidente, ne sono passate invece 60. Dovrà trascorrere i successivi 2 giorni all'interno di una camera iperbarica per scongiurare qualsiasi rischio per la salute e poter finalmente tornare dalla sua famiglia. Quello che mi ha colpito della vicenda di Harrison Okini, al di là dell'incredibile coincidenza di eventi fortuiti, è il suo coraggio. È vero che è stato fortunato, ma è anche vero che ha mantenuto un sangue freddo incredibile. Non ha ceduto alla disperazione, ha lottato per 60 ore facendo tutto ciò che era in suo potere per salvarsi la vita. Questo è il genere di storie che mi piace raccontare e questo è Mondi Selvaggi. Grazie per essere stati con me. Ragazzi, ho comprato il DVD, si vede malissimo, non è neanche HD. Ci sono le loro facce sopra, guardate che bello. Che vuoi fare? Rischiare la tua incolumità? E il mio c***o per andartene a f***o?
qualcuno in questa notte buia a controllare le tue trappole del c***o?